Bentornati, buonasera a tutti da Giallo Toscana, una puntata molto intensa, quella che ci apprestiamo a vivere insieme a voi con alcuni casi particolarmente importanti. Ci occuperemo subito in apertura di un fatto di cronaca che ci ha un po' così inquietato in questi giorni ed è successo a Prato. Una giovane è stata letteralmente pestata di fronte alla porta di casa sua al rientro dal lavoro. Questa ragazza lavora infatti in un pub. Secondo noi si tratta di un'operazione assolutamente premeditata, ma cercheremo di capire con le poche notizie che sul fronte delle indagini che abbiamo, cercheremo di capire lo scenario. Poi ci sono novità sul fronte del mostro di Firenze, non prima però di aver collegato il caso di Martina Mucci di Prato a altri due episodi, uno sempre a Prato, l'altro ad Arezzo, dove bande fanno incursioni notturne e pestano dei minorenni, li pestano selvaggiamente, addirittura uno di questi è in prognosi riservata. Sul mostro ci sono novità sulle indagini, ve le diremo fra poco e poi ancora altre notizie a Giallo Toscana. Ma noi andiamo subito a Prato e ci occupiamo del caso di Martina Mucci, questa ragazza che Toscana TV ha intervistato per cercare di capire che cosa è accaduto al suo rientro dal lavoro in quella notte fra lunedì e martedì. Martina, 28 anni, vive a Prato e lunedì notte rientrava a casa a termine del turno di lavoro in un pub cittadino. Una routine consolidata da 6 anni, ma a differenza delle altre volte, ad aspettarla sul pianerottolo di casa due uomini incappucciati che l'hanno aggredita, rompendole il naso, gli incisivi e accanendosi in modo particolare sul viso. Era proprio un modo per sfregiarmi, un modo, si vedeva, non hanno fatto niente, comunque per fortuna, no, una violenza, non, cioè non è stata una violenza fisica, sessuale, insomma, è stato proprio un accanimento di viso, proprio come sfregiarmi, come se mi volevano rovinare il viso. In parte sono anche riusciti perché comunque ero c'è una bella frattura al naso, cioè comunque 6 punti qua, 6 punti sulla testa perché c'è un buco, c'ho tutti i denti, ora ho tutti rotti, quindi comunque diciamo ci sono riusciti, nel senso c'ho un bel ematoma su un occhio. Momenti di paura che sono sembrati eterni. Sono arrivata alla porta dell'appartamento. Questa porta è una porta a chiusura a molla, quindi è molto lenta a chiudersi. Ho aperto la porta, il tempo che ho fatto i due scalini iniziali, sto pian terreno, ho sentito proprio delle gambe pesanti correre, non mi è venuto né di spingere la porta né di. Non ho avuto nemmeno il tempo e ho visto subito due uomini entrare e mi hanno buttato subito a terra. Sono gli scalini, mi ero a testa giù, mi ero tirato cazzotti, pugni, e a un certo punto sento una lama che mi tagliano qua, insomma, sul viso, mi stringono sul viso. Un'aggressione di cui la giovane vittima non riesce ancora a capacitarsi. Perché non ho fatto niente per meritarmi questo? Comunque sulla persona ci si può parlare, nel senso perché arrivare a questo a farmi male proprio fisico non riesco a capire, non riesco proprio a capire. Una storia dunque agghiacciante. Buonasera all'avvocato Filippo Pellagamba. Buonasera Vittorio, buonasera ai spettatori. Buonasera all'avvocato Massimiliano Buonasera Manzo. Vittorio, buonasera a tutti i E nostri la squadra spettatori. è completa qui a Giallo Toscana con l'avvocato Jacopo Pepi. Buonasera a tutti. Allora, Filippo, una storia agghiacciante. Purtroppo si verifica spesso, ma anche questa ha ancora contenuti poco chiari. È così, Filippo? Sì, allora il primo problema è capire il movente, perché dal movente si potrebbe ricondursi all'autore, perché il primo dato ignoto è chi sia stato. Mi pare di aver capito che fossero incappucciati, insomma, fossero Due in viso persone, sì. coperto, il che evidentemente rende più difficile l'identificazione, anche se la ragazza, a quanto ho capito, è stata colta di sorpresa, quindi non sarebbe stato facile lo stesso dare una rappresentazione di quelli che potevano essere i propri aggressori, però senz'altro. Avendo il viso coperto, ancora più complicato identificarli. Quindi il movente serve innanzitutto non soltanto per capire la ragione per cui se si è commesso un reato, forse due, ma chi
chi sia stato a commetterlo. Poi appunto mi pare di aver letto che la rapina sia un'ipotesi che è giuridicamente evidente, perché se hanno rubato mediante violenza è rapina per forza, però che non fosse quello, diciamo, il solo obiettivo, il motivo per cui hanno agito. E quindi si sta cercando, lei stessa ha ipotizzato qualcosa, mi pare, in un'intervista televisiva giornalistica, rispetto al suo passato, quindi qualche relazione sentimentale non finita nel migliore dei modi o similari. Senz'altro questo è importante, perché servirà appunto per cercare di indirizzare le indagini, che in questo momento evidentemente devono essere tali da poter ipotizzare alcuni responsabili. Si sa che sono due, ma non si sa magari se ci fosse anche un mandante, quindi può darsi che non siano soltanto due. Due che avrebbero secondo te agito per commissione, Può darsi che anche questo possa essere, o comunque siano nei due vi sia qualcuno che sia direttamente interessato e che abbia agito. Certo, l'aggressione è particolarmente violenta, quindi è anche sproporzionata rispetto alla necessità, ai fini di una violenza, ai fini di una rapina, quindi può far pensare a qualcosa di diverso. Sì, anch'io la vedo così. Allora, due valutazioni. La prima, credo che fossero andati, direi, mirati, cioè che fosse assolutamente premeditata questa aggressione, per due ragioni. Non c'era ragione di pensare che questa persona avesse dei valori particolari. Il contesto abitativo mi sembra un contesto abitativo piuttosto normale. Sono andati a botta sicura e l'hanno subito aggredita con una violenza che secondo me non è necessaria per impossessarsi in due uomini di una borsetta. No, tra l'altro poi c'è un altro finisco scusami un attimo Jacopo, un'osservazione importante. Secondo me, oltre a essere un'aggressione mirata, e condivido quello che ha detto Filippo, il movente non è a mio parere economico, perché per prendere in due uomini a borsetta ci voleva poco. A mio avviso c'è un mandante dietro, questa è la mia idea, perché la ragazza ha detto di aver visto, ovviamente avevano il passamontagna, ma di essere riuscita a vedere che avevano gli occhi scoperti. È chiaro che una persona nota, quindi un ex fidanzato, una persona che aveva avuto degli screzi con questa ragazza, tende a coprirsi anche gli occhi. Sì, sicuramente certo. Io una mia ex la riconoscerei a occhi scoperti, ma poi è anche pericoloso il tono della voce e quant'altro. Un'ipotesi però mi sembra meno plausibile è che qualcuno pensasse che lei avesse l'incasso del bar, perché questa ragazza lavorava in un bar lì vicino, esatto. Aveva fatto chiusura, ecco. L'unica ipotesi è che qualche diciamo frequentatore di questo bar abbia pensato che questa povera ragazza avesse con sé l'incasso magari della giornata. Avvocato, io ho notato secondo me un punto molto importante per far capire che c'è un collegamento tra la vittima e gli aggressori. Il taglio che ha tirato fuori, che raccontava della lama, gli ha fatto, è molto personale, il taglio sul viso, cioè non è prodromico per un reato per appropriarsi anche dell'incasso della cosa, perché una volta gli hai tirato un pugno, l'hai stesa, gli prende la borsetta, pensi che ci sia la cosa e vai via. Il tirare fuori una lama e ferire in quel modo a un viso è un atto che secondo me tradisce un movente di un rancore sicuramente ingiustificato, però personale. Allora, io con l'aiuto della regia, e richiamo in causa anche Filippo Bellagamba, vorrei far vedere com'è Martina Mucci prima, com'era Martina Mucci prima. Ecco, questa è un'immagine di Martina prima dell'aggressione, e poi se vogliamo fare un mix la facciamo rivedere ancora, perché insomma questo pestaggio, avvocato Bellagamba, è stato veramente tosto. A conforto di quello che state dicendo, mi inserisco e ti chiedo, c'è il fatto che queste persone evidentemente conoscevano anche dove abitava questa ragazza, quindi c'è questo tipo di premeditazione che ci fa pensare a scenari diversi da quelli della rapina fine a se stessa, o no? Sì, sai, questo potrebbe anche averla seguita, nel senso di averla pedinata, se l'idea era quella di, che si ipotizzava prima, anche se forse un'ipotesi più remota, di prendersi l'incasso della serata. Senz'altro, diciamo, qualche dato di conoscenza ce lo potevano avere. Questo però spesso accade anche che i veri rapinatori o chi commette furti in domicilio faccia un'attività di preparazione, cioè svolga una sorta di allenamento per vedere quali quindi sono le abitudini delle persone, segue esatto, magari prima e la, poi capisce ragazza, com'è la situazione prima di mettere in atto il colpo. Qui tutto sembra propendere per qualcosa di personalizzato,
Certamente anche sì, diceva Jacopo Pepi, la lama forse è indicativa di una sorta di resa dei conti che ha a getto la persona più che il patrimonio. Però ecco, qui sarà necessario indagare immediatamente per capire davvero se queste sono ipotesi campate in aria oppure se c'è una... Ecco, non viene esclusa nemmeno, e chiamo in causa l'avvocato Manzo, la pista sentimentale. Sì, forse è la più plausibile insieme a quella dell'incasso. Mi piacerebbe sapere, ma non sono noti particolari, o almeno io non li ho potuti apprendere leggendo quel poco che ho letto, se aveva fatto lei la chiusura del locale, quindi appunto pensare a dei clienti che l'hanno seguita o delle persone che sapevano che lei lavorava in questo bar. La pista sentimentale mi sembra quella più plausibile perché... Ha detto bene prima Jacopo, questo sfregio sul viso non ha alcuna connessione logica con la rapina, così come questa violenza nei colpi. Mi possiamo, se è possibile tecnicamente, mettere a tutto schermo un attimo questa fotografia che abbiamo alle spalle nel Mega Wall, perché quello che state dicendo, cioè, sembra proprio è importante. Uno sfregio come purtroppo avviene, no? L'abbiamo sentito parlare di sfregio fatto con l'acido, di ecco, sfregio fatto Massimiliano, con il coltello. Questa ragazza sembra proprio essere stata lesa e colpita nei punti, diciamo, che per una donna sono più importanti. Quindi il volto, il naso, no? L'occhio, hanno cercato, mi pare gli abbiano tagliato anche una parte importante del cuoio capelluto, cioè è veramente stata un'aggressione che non ha hanno nessun usato nesso. Una sorta di rasoio, per esempio. Di rasoio, quindi avevano anche un'arma da taglio, cioè mi sembra che non abbia alcuna attinenza con la rapina. Io poche volte ho visto in processi per rapina persone ridotte in queste condizioni, salvo che non abbiano posto resistenza, ma lei non ci ha detto nemmeno questo, cioè nell'intervista lei non ha detto ho trattenuto la borsetta, non la volevo consegnare. Cioè lei mi sembra che abbia descritto un'aggressione di una violenza inaudita e poi da ultimo hanno portato via anche la borsetta, ma mi sa quasi più di quello che magari fa un reato particolare e poi lascia le tracce di un'eventuale rapina in un... Allora, piccolo break pubblicitario, poi torniamo ancora qualche istante su questo caso. Non abbiamo molto in mano, quindi dovremo e lo faremo aggiornare questo caso anche nelle prossime puntate. Ma intanto un piccolo break e poi torniamo a Giallo Toscana. Poste Energia. La tua bolletta è trasparente, zero costi nascosti e nessuna telefonata indesiderata. Porta la tua bolletta all'ufficio postale, vai su poste.it o sull'app Poste Pay. Non so, ti basta così poco, se va tutto storto raddrizzi una giornata. No, oh, viaggio che è la vita senza una valigia. Siamo nati per difendere il potere di acquisto di ognuno con prodotti di qualità per tutti. Per questo alla Coop ci sono i prezzi Pop. Perché la vostra storia è anche la nostra. La Coop sei tu. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Ci sono tanti tipi di tosse. La tosse acuta, la tosse del nonno e la tosse da vera lady. Vivin Tosse Complete risponde in modo rapido a tosse grassa, tosse secca e gola irritata. Vivin Tosse Complete 3 in 1, diverse tossi, un'unica risposta. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti, così puoi passare da KO a ok. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo, è Menarini.
È stata dunque una settimana di violenze, di aggressioni, di pestaggi. La settimana che era iniziata, ormai lo sanno moltissimi e tutti quanti voi che avete seguito anche i nostri telegiornali, con gli episodi legati al liceo classico Michelangelo a Firenze, ma fra poco ci occuperemo anche di altri due pestaggi, uno ancora a Prato e l'altro ad Arezzo. Ma torniamo al caso di Martina Mucci, perché chiedo all'avvocato Pepi che, insomma, questo episodio ci evoca anche altre situazioni. Mi ricordo la ragazza che è stata praticamente sfregiata nel volto con l'acido. Cioè, non dobbiamo, diciamo, mettere nel cassetto nessun tipo di scenario, è così? Sì, la violenza che hanno utilizzato e fatto contro questa ragazza è, secondo me, a primo acchito una violenza mirata proprio a ledere il viso, e quindi una violenza personale, di un rancore che magari era assolutamente ingiustificato, però di un atto fatto proprio con l'intento di sfregiare, come quando tirarono l'acido a quella donna. Donna. Ecco, io, avvocato Bellagamba, forse ho forzato un po' nel titolo, però un pestaggio premeditato si basa anche su tutto ciò che ha detto nell'intervista che avete sentito in apertura questa ragazza. Cioè, lì si è trattato di un attacco sistematico, o è troppo dire così? Sì, ora, premeditato, cioè, tecnicamente sappiamo che è un aggravante in questo caso delle lesioni, quindi presuppone dei requisiti giuridici che esistano perché vi sia premeditazione. Potrebbe essere senz'altro, sarà senz'altro contestata l'aggravante della premeditazione. Fra l'altro mi interessava sottolineare che proprio alla luce di quei fatti di cronaca che sono stati richiamati e a cui se ne sono seguiti altri, il legislatore poi ha preso cognizione di questa situazione di emergenza e ha creato una nuova fattispecie di reato, ecco, nel 2019, cioè quello che proprio si incentra sulla deformazione o sfregio permanente del viso, cioè ha estrapolato quello che era una delle ipotesi di lesioni gravissime e l'ha resa una fattispecie autonoma proprio per dare maggiore risalto a questo fenomeno. Come sappiamo, spesso il legislatore è inerte fin quando l'emergenza fenomenologica e quindi sociologica non gli impone di prendere dei provvedimenti, e questo è stato fatto. Quindi qui si potrà, ora lo sfregio deve essere permanente perché il reato si consumi, quindi potrebbe ipotizzare, io fossi pubblico ministero ipotizzerei un tentativo di sfregio permanente a maggior, diciamo, a dimostrazione del fatto che quella condotta aggressiva va oltre anche giuridicamente la rapina. Direi che qui peraltro potrebbe rimanere, cioè, per come vedo la ferita, mi pare di aver letto 12 punti in un luogo così delicato come e non abbiamo visto anche quelli che ha in testa, fra l'altro. Però sta in testa con i capelli, probabilmente non si noterà più. Però, sul viso, poverina, sicuramente avrà bisogno anche di un intervento di chirurgia estetica. Sì, tra l'altro ha rischiato anche l'occhio, perché l'occhio lo vedo molto tumefatto. Molto tumefatto, e rischiava una lesione permanente a un organo così importante come comunque sarà visivo. Fondamentale per me, Vittorio, ricostruire sia tutta la messaggistica con i telefoni, sia il verbale, perché ora lei ha fatto un'intervista, è stata anche molto brava questa ragazza perché si è esposta, no? In un momento, immagino, molto difficile, ho visto che hanno fatto fare anche le prove di aprire la porta per far vedere dove era entrata, però credo sarà fondamentale per le indagini la sua audizione, perché ci potrà spiegare se ci sono dei contrasti. Anche di retroscena, certo. Allora, abbiamo detto, prepariamo il secondo titolo, storia di violenza, perché è stata una settimana piuttosto complicata, perché adesso nel servizio che vi proponiamo, guardate che cosa è accaduto ad Arezzo, a questo aggiungiamo anche un 14enne pestato a Prato, in prognosi riservata, per fortuna non in pericolo di vita, ma insomma è una situazione piuttosto complicata. Vediamo intanto il servizio di Barbara Perissi da Arezzo. Sarebbe partita da un messaggio mandato ad un ragazzo la spedizione punitiva contro una undicenne da parte di ragazzine in età compresa tra gli 11 e i 14 anni, accaduta sabato pomeriggio al parcheggio Cadorna nel centro di Arezzo.
A portare alla luce la storia è stata la madre della giovane, che ha formalizzato la denuncia presso la squadra mobile di Arezzo, che sta portando avanti le indagini. Stando agli elementi raccolti e ad un video registrato dalle telecamere di sorveglianza, l'aggressione avrebbe coinvolto una trentina di giovanissimi, ma al malmenare l'undicenne, attirata con la scusa di un chiarimento, sarebbe stato un gruppo di ragazzine che le avrebbero tirato i capelli gettandola poi a terra. Una volta riuscita a scappare, la ragazza è tornata a casa, ma lì per lì non ha raccontato nulla ai genitori che, vedendola dolorante, l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, dove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato contusioni guaribili in 7 giorni, ma non fratture. Le indagini non sono facili perché i protagonisti, come ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Arezzo, Sergio Leo, in gran parte sono tutti sotto i 14 anni. Quello che interessa a noi, avvocato Bellagamba, non è il referto o la prognosi, ma cerchiamo di spiegare un po' che cosa sta succedendo, perché se ne verificano tutti i giorni. Addirittura adesso mi ha sconcertato l'età di queste persone, dagli 11 ai 14 anni. Sì, infatti non è, allora, di là del fatto, non è il problema di indagini, siano facili o meno, il problema è che se non hai 14 anni il diritto penale non ti interessa, nel senso che sei non imputabile e quindi come tale non puoi subire una pena, salvo che tu sia riconosciuto socialmente pericoloso. Ma ora riconosce una pericolosità sociale a un ragazzo di 12 anni è un po', diciamo, difficile da configurarsi. Una quindi, grande forzatura, non sì, c'è dubbio. Quindi qui stiamo parlando però di una, appunto, è un fenomeno sociale non penalmente rilevante, cioè ci dà la misura di una deriva della società, e quindi è un problema, diciamo, che dovrebbe essere affrontato non a livello giuridico penale ma a livello psicologico sociologico. Certo è che, appunto, che se ci sono dei dissapori fra ragazzine, che si faccia una spedizione punitiva e si cerchi di, poi la prognosi, mi dicevi te, sono 7 giorni, quindi non è che sono non è quello che interessa. Sarebbero lesioni levissime, interessa se vogliamo stigmatizzare il problema, certo, esatto, il problema è che è un problema che non si sa, ecco, potrebbe avere mille cause, certamente perché non è emerge giusto un modo di risolvere le problematiche anche tra, diciamo, addirittura siamo in età quasi preadolescenziale, cioè perché 11 anni sono proprio nella fase del cambiamento, e il fatto che a questa età risolvano problematiche o screzi con la violenza, insomma, è preoccupante, molto preoccupante, anche perché ora si parla di un referto di 7 giorni di prognosi. Ma il poi, caso di Prato del 14enne è in prognosi riservata. Assolutamente, ma poi sì, vedi, ma poi, Vittorio, proprio il non riuscire magari a una certa età a dosare nemmeno la forza può portare a delle tragedie, perché quante volte abbiamo letto sentenze sull'omicidio preterintenzionale, per esempio, perché qualcuno è stato spinto e abbattuto la testa, o è stato colpito da un colpo al volto e abbattuto la testa e è morto, e insomma poi diventa veramente un'immensa tragedia, ecco. A me quello che mi ha colpito, oltre al fatto che è una spedizione punitiva di ragazzine di 11 anni, 11-14 anni, insomma, è già un fatto grave, ma addirittura che si siano dati appuntamento, perché dicevate giustamente prima che avevano attirato la vittima come per un chiarimento, e quindi addirittura è stata una cosa non estemporanea, perché le botte, diciamo, tra due ragazzini di 11 anni ci sono sempre state, e che magari si leticano e arrivano a spintonarsi, e poi possano succedere anche tragedie. Per esempio, vi interrompo, richiamo un caso anche l'avvocato Bellagamba, il secondo caso di Prato riguarda un ragazzo di 14 anni che è ricoverato in prognosi riservata, è stato colpito da alcuni coetanei mentre si trovava in uno skate park, i giovani adesso usano molto gli skateboard e compagnia bella. È stato colpito con un oggetto contundente e ha riportato gravi ferite alla testa. Tutto sarebbe nato da una lite fra gruppi di ragazzi in un'area non distante da quello dello skateboard. Il giovane è ricoverato in questo momento al pediatrico Mary. Ecco che perciò quello che temevate voi purtroppo succede, cioè al di là delle prognosi e dei referti, qui parliamo di un fatto molto grave. Sì, qui le conseguenze sono diverse, perché poi è chiaro che se sono, ma nell'altro episodio erano ragazze, sì. Quindi è chiaro che, diciamo, finché ci si tira capelli
si aggredisce fra persone di sesso femminile, è più probabile che l'esito non sia quello di un'aggressione fra maschi. Ti do un altro ingrediente. Il giorno prima c'era stata un'altra lite fra ragazzi proprio a un centinaio di metri dallo skate park. E quindi la polizia sta indagando per capire se ci sia stato un collegamento su questo fatto, cioè prima la lite il giorno prima e poi il ragazzo pestato. Sì, che poi appunto, Vittorio, poi abbiamo visto l'aggressione davanti al Liceo Michelangelo, che lì è, diciamo, c'è una sorta di pseudo motivazione politica e poi in realtà non esiste, perché c'è sostanzialmente un atteggiamento violento col quale si risolve qualsiasi tipo di problema, sia esso appunto un'ideologia diversa, sia una lite fra ragazzi, sia un dissapore, sia due gruppi che si confrontano e che chissà per quale motivo si guardano in cagnesco. Insomma, è un problema, diciamo, di ricorso all'aggressione, è un disagio sociale. Avvocato Manzo. Sì, no, assolutamente, qui ha ragione Filippo nel dire che più che colpire il singolo caso, che ovviamente deve essere in qualche modo sanzionato, ovviamente su i ragazzini e le ragazzine di 11 anni ci sarà tutta una serie di passaggi più genitoriali e di assistenti sociali che non di procedura penale, ma va secondo me risolto il problema a monte, cioè cercare di capire il perché di questi atteggiamenti di grande violenza per motivazioni che sono sicuramente futili, perché insomma le problematiche di ragazzine di 11 anni o di ragazzine di 14 sono sicuramente più giovani. Sempre più giovani. Del resto probabilmente è una società, ora non voglio giustificarli, però sia quello che si vede, no? Nei film, nella televisione e nella società non aiuta, però bisogna comunque, come diceva giustamente Filippo, intervenire per correggere a monte. Pepi. Sì, ora io il discorso è piuttosto complesso, qui si sta parlando di disagi ovviamente di ragazzi che probabilmente hanno anche perso un attimo la bussola e sono arrivati a fare queste cose qui. E bisogna capire se è un discorso sociale o meno, oppure se è proprio una cosa individuale. Certo è che insomma in questo ultimo periodo c'è stata una di episodi analoghi. Ecco, però non metterei sullo stesso piano queste tipologie di fenomeni, che sono fenomeni giovanili di aggressioni normali, con le risse a livello politico che secondo me ci sono un po' sempre state rispetto a queste cose dei ragazzini e delle baby gang, eccetera. Certo è che comunque quando si parla di violenza ci rimaniamo sempre, come si dice in Toscana, basiti da queste improvvise reazioni da parte di chi che sia, giovani, minori, non minori. Insomma, è una situazione che va assolutamente non solo stigmatizzata ma condannata in toto. Pubblicità adesso e poi ci aggiorniamo sul mostro di Firenze. Futuro. Amori della zia, mica potevamo raccontarvela così. È nata Poste Energia, l'energia vicina. Da oggi luce e gas li trovi all'ufficio postale. Un'offerta su misura per te. Bolletta fissa per 12 mesi e zero costi nascosti. Scegli Poste Energia. Porta la tua bolletta all'ufficio postale e scopri l'offerta per te. Non so, ti basta così poco, se va tutto storto raddrizzi una giornata. No, oh, che viaggio che è la vita, senza una valigia. Siamo nati per difendere il potere di acquisto di ognuno con prodotti di qualità per tutti. Per questo alla Coop ci sono i prezzi Pop, perché la vostra storia è anche la nostra. La Coop sei tu. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni.
POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Ci sono tanti tipi di tosse. La tosse acuta, la tosse del nonno e la tosse da vera lady. Vivin Tosse Complete risponde in modo rapido a tosse grassa, tosse secca e gola irritata. Vivin Tosse Complete 3 in 1. Diverse tossi, un'unica risposta. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. Così puoi passare da KO a ok. Vivi in duo, quando il gioco si fa duo. È Menarini. Casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Ah sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi, tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera. Sono in via Livorno a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet, un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. In questi giorni è giunta la notizia che la Procura della Repubblica di Firenze ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini sui duplici delitti del mostro di Firenze, in particolare sull'ultimo, quello relativo al 1985 a Scopeti, richiesta avanzata dai legali di alcuni dei familiari delle due vittime, Nodin Morio e Michel Cravec-Villé, i due turisti francesi, uccisi proprio in quella piazzola. Avvocato Pepi, l'esperto della situazione, non ci stupisce questo, perché dobbiamo anche aggiungere che per la richiesta di apertura delle indagini riguardava anche il famoso ex legionario. Sì, ne abbiamo parlato più volte. Allora, la richiesta, cioè la riapertura delle indagini era un atto dovuto, visto le nuove emergenze, evidenze che poi alla luce dei fatti grosse evidenze non erano. Ricordiamo che il legionario era stato di nuovo attenzionato, perché non è la prima eccolo volta. Qua dietro di noi. Sì, perché era stata trovata una norma fotografata all'epoca di uno stivaletto che sarebbe stato in dotazione alla legione straniera, da cui quindi si era arrivati a iscrivere nel registro degli indagati nuovamente il legionario. Era ovviamente una foto vecchissima, trovata nell'immediatezza, però fatta senza un raffronto neanche per capire di che dimensione, perché ovviamente è vero che c'era quell'orma che era del carro armato di questo stivaletto, riconducibile al famoso anfibio militare, però, cioè. Però a seconda della dimensione del piede e della taglia del piede cambia, quindi cioè, se io ho un 44 e quella è un'orma che è un 42 o un 46, non posso essere io, e quindi non si sapeva neanche la dimensione, perché è fotografata in mezzo all'erba senza niente di raffronto, quindi a seconda di dove posiziono la macchina da presa cambia. E obiettivamente all'epoca purtroppo le indagini soffrirono di qualche lacuna e di qualche imprecisione. All'inizio non si era nemmeno capito che fossero tutti omicidi della stessa mano, per cui insomma ci furono vari inquinamenti delle scene del crimine. Quindi insomma purtroppo direi che a distanza di così tanti anni, anche laddove ci fossero state delle piste non battute. Intanto scusami Jacopo, interrompo, perché noi abbiamo realizzato, recuperando dal nostro archivio storico, delle immagini anche inedite proprio della scena del crimine di quegli anni lì,
quindi vedremo e stiamo vedendo proprio scopeti, la tenda, eccetera. Sono immagini anche molto crude, molto terribilmente diciamo tragiche nella loro dinamica, ma vi proponiamo anche queste immagini. Sì, queste immagini ora noi le commentiamo con l'occhio di le persone che vengano dopo più di 30 anni, però se potete vedere lì gli inquirenti che stavano facendo gli accertamenti erano tutti senza protezioni, c'era un gran via vai di persone che andava a vedere, eccetera, quindi anche sulle orme, su tutto quello che poteva essere rilevato, insomma ci fu una grossa polemica perché ci fu delle contaminazioni e ovviamente poi dopo diciamo la verità processuale ce l'abbiamo di già, perché i compagni di merende sono stati poi ritenuti tutti i colpevoli a vario titolo degli omicidi, per cui la verità processuale c'è di già, è chiaro che poi si sono valutate anche altre piste, le piste dei mandanti occulti, delle sette e via discorrendo, però ecco, alla luce dei fatti non è mai emerso nulla di... Non ti stupisce che la procura, avvocato Belagamba, abbia respinto questa prima? Ce n'è un'altra fra l'altro di richieste ancora in corso, quella relativa al caso di Milva Malatesta, ma di questa non ti stupisce che abbia respinto? No Vittorio, non è che si può pensare che la giustizia sia lenta da un lato, ma che poi si possano fare processi nell'arco di 40 anni, insomma qui si sta parlando di un fatto di 40 anni fa e non può essere oggi oggetto di una rivisitazione di indagini appunto che non solo vivono del momento in cui vengono effettuate, ma anche della non contaminazione di quello che viene fatto. Quindi cioè sono accertamenti che spesso e volentieri si dice non sono ripetibili, figuriamoci se si possono ripetere o cercare di farli adeguatamente a distanza di 40 anni. Anche È un processo, quello del mostro, che vive di questa insoddisfazione di fondo, cioè c'è una verità processuale rassegnata, ma non ci si rassegna noi a questa verità processuale. C'è quell'anello che manca, cioè il fatto che Pietro Baggiani sia morto da innocente. Sì, però se ci pensi, Vittorio, ce ne sono tanti di processi in cui ci sono delle ombre, sì. Nessuno forse se andassimo a indagarlo così approfonditamente soddisferebbe. Quello del mostro di Firenze è l'emblema dell'insoddisfazione. C'è anche da aggiungere, condivido pienamente quello che ha detto Filippo, credo che non conosco nemmeno bene le carte di queste nuove istanze, queste nuove indagini, quindi diciamo la mia è una valutazione sui massimi sistemi. Credo che a un certo punto si debba lasciare, anche per rispetto delle vittime, spazio più alla ricostruzione televisiva o al cinema, alle serie, che non, perché ora vado dietro a quello che ha detto, si era già parlato tra l'altro della famosa impronta del legionario, sì. L'anfibio, ma lì con quella contaminazione, col fatto che si parla di 30 anni fa, col fatto che ho visto tantissimi uomini in divisa sulla scena ovviamente del crimine dell'epoca. La nostra regia ce la fa rivedere, perché quando si è detto che, ma non solo a Scopeti, anche in altri luoghi dove uccise la pistola del mostro, c'era un gran traffico, Massimiliano. Certo, cioè, e tra l'altro quindi tutte persone, ora magari è più difficile che un avvocato indossi gli anfibi, anche se può essere anche quello, ma quei militari probabilmente avevano tutti degli scarponcelli tipo anfibio militare e qualcuno avrà avuto pure un numero compatibile con quello del vigilante, che è un uomo ormai di 90 rotti anni e che forse meriterebbe di essere lasciato tranquillo. Quindi credo che ci sia poco spazio per nuove indagini. Ha ragione Filippo a dire che magari non ci si accontenta di una verità, anche perché sono processi molto risalenti, all'epoca usava anche meno, capisco ve l'ha detto Jacopo, però c'era molta meno attenzione, no, alla scena del crimine, alla conservazione dei reperti, a non inquinare la scena, non erano ancora sviluppati i RIS e quant'altro, però se si va ancora più indietro, sai quanti processi ci sono degli anni 60 e 70 che non avendo la tecnica certo. Di oggi sono processi magari risolti su prove indiziarie, su prove... Certo, e poi consideriamo che questi indizi che fanno riaprire le indagini come atti dovuti sono indizi che sono mutilati, nel senso che sono degli indizi semplici che anche qualora si fosse visto che quella impronta proprio era compatibile con il piede del vigilante, è un indizio
certo, ma che non ci dà la certezza della sua, sì, della anche commissione, perché potrebbe esserci andato il giorno prima a camminare lì. Anche perché, amici, si è parlato molto, e chiamo di nuovo in causa l'avvocato Pellagamba, anche a Giallo Toscana, del fatto che potevano essere comparate con la prova del DNA certi resti, per esempio, del Pacciani, certi indumenti, certi effetti personali, con ciò che magari poteva essere stato repertato, ma non si è saputo più niente anche su questo fronte. E quindi hai ragione te quando dici che è difficile. Sì, no, perché dico, arrivare, capito, la tecnologia avanza, ma il tempo è quello del commesso reato, cioè non è che si possono unire le due cose. Se ho commesso un reato 35 anni fa e quelli erano gli strumenti di indagine, non è che posso ora utilizzare dopo 30 anni gli strumenti di indagine di oggi per recuperare ciò che non ho recuperato o criticare allora, quelli che non li hanno usati, non esisteva. Non c'è la possibilità di tornare indietro. Oltretutto si deve a un intuito di un maresciallo dei carabinieri la comparazione delle famose delle pallottole, dei bossoli della Beretta Calico 22, perché per anni non si è mai saputo che la stessa pistola stava uccidendo nella striscia di sangue dei delitti, no? Sì. E poi diciamocelo, poi ho concluso, anche diciamo l'immagine degli imputati condannati non risponde all'idea, no, che ciascuno di noi ecco, è quello, perché se tu avessi avuto tre imputati o due o uno che avesse avuto una maggiore diciamo appeal di killer, forse ci sarebbe soddisfatti, per quanto ci siano delle incongruenze. Qui non ci soddisfa la figura del Pacciani, non ci soddisfa la figura dell'Otti, del Vanni, e quindi si cerca il mandante, si cercano questa. Diciamo non ci soddisfa appieno, bravo, il mandante, perché a livello di esecuzione del reato, insomma, non sono in grado io di dirlo, ma potrebbe essere, però sembrano pianificati da menti un pochino più elevate a livello criminale, anche di chirurgia, no? C'era chi diceva che i tagli erano stati fatti in maniera un pochino complessa, quindi non lo so, sì, sicuramente oltretutto, non è soddisfatto. Oltretutto, e ti richiamo in causa, avvocato Pepi, oltretutto si è parlato addirittura di due situazioni diverse, cioè che il mostro di Firenze avrebbe ucciso così dal 68, anche se poi è conclarato che il 68 non è da addebitare alla striscia di sangue, ma diciamo dal 74 fino ai primi duplici delitti dell'81, e poi sarebbe scaturito il famoso mandante. Quindi c'è anche questa situazione chiara per molti. Sì, anche questa non è una ricostruzione che poi non ha portato a niente. Di fatto ci fu l'indagine sul farmacista, ci fu l'indagine del dottore di Perugia. Del dottore Narducci. Di Perugia, ci sono state tante tronconi di indagine che però poi alla luce dei fatti non avevano quegli elementi tali da, tra l'altro ricordo che il procuratore Tony, quando parlò nella sua requisitoria, sostenne addirittura che quando poi fu assolto il Pacciani, lui richiese fra l'altro nel processo d'appello e la ottenne, la soluzione. E disse addirittura che qui non c'erano degli indizi ma c'erano solo di mezzi indizi, e quindi i due mezzi indizi non fanno neanche un indizio, fanno niente, e quindi fu assolto. Poi contestualmente qualche anno dopo, nel frattempo furono condannati i compagni di merenda in concorso con il Pacciani, il quale era sub iudice nella Cassazione, che poi rimandò indietro alla Corte d'Appello, ma nelle more poi il Pacciani morì. Quindi teoricamente il Pacciani è morto da innocente, anche se la sentenza non era definitiva. Ed è questa anche una delle situazioni che spesso sconcerta, come diceva l'avvocato Pellagamba, lo scenario collettivo, cioè l'opinione pubblica. Sì, però queste sono ricostruzioni giuridiche. Io ricordo anche che Rudy Guédé è colpevole in concorso con Sollecito e Amanda Knox, che hanno fatto il rito ordinario, sono state assolte. Quindi ci sono queste storture, però ovviamente una verità processuale c'è, e quindi bisognerebbe lasciare. Allora, ci fermiamo un attimo, perché vi richiamo sempre all'ordine quando il timing ci indica che siamo in pubblicità. L'ultima di Giallo Toscana: molti telespettatori ci hanno richiesto di rivedere che cosa sarebbe successo a Scopeti. Lo faremo con questa piccola scheda nell'ultima parte di Giallo Toscana, fra poco.
Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ad assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Vuoi efficientare la tua casa risparmiando fino al 65%? Affidati a Credav Italia, che grazie ai nuovi incentivi ti riconoscerà uno sconto immediato in fattura fino al 65%. Ed il resto lo pagherai ad interessi zero su caldaie, stufe a pellet, climatizzatori, infissi, fotovoltaico, pergole e tende. Chiamaci al numero 800 625 122. MDT Lavanderia Industriale al servizio di ristoranti, strutture ricettive, bed and breakfast, grandi alberghi, con servizio di noleggio biancheria, consegna e ritiro a domicilio e sistema elettronico di conteggio capi. MDT, la soluzione pratica, economica, puntuale. A Foiano della Chiana, 0575 648943. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Che cosa accadde in quel settembre del 1985 a Scopeti? Abbiamo spesso proposto questa piccola scheda, ve la vogliamo riproporre perché ce l'avete richiesta, perché gli scenari spesso e le scene del crimine sono importanti, vediamo. Questa è via di Scopeti, a pochi chilometri dall'uscita di Firenze Impruneta dell'autostrada del Sole, collega a Tavannuzze, qualche chilometro più avanti, verso San Casciano Val di Pesa. È qui, in quel settembre del 1985, che si consuma l'ultimo duplice delitto del mostro di Firenze, dove, in questa piazzola, verso la quale noi ci dirigiamo. Dalla strada provinciale si inerpica questo tratturo, questo sentiero, per circa 50-60 metri. Lo percorsero anche Nody Moriot e Michel Cravecvilly con la loro Golf bianca. E qui, fra poco lo vedremo, montarono quella tenda. La data più o meno stimabile del loro arrivo in questa zona è il 4 di settembre. In questi 33 anni la piazzola ha cambiato aspetto molte volte. 10 anni dopo il duplice delitto per un incendio che devastò tutta questa parte che vedete verso la strada, dove era collocato un grosso siepone dietro il quale, secondo il processo, erano presenti molte persone che assistettero al duplice delitto. Adesso non c'è più niente. La tenda canadese era collocata proprio qui e un metro più avanti la Volkswagen Golf bianca dei due turisti francesi. Chiudete per un attimo gli occhi, immaginate questa tenda canadese in quella notte di settembre, come ci è stato raccontato dagli atti del processo. E secondo l'accusa, Pietro Pacciani e Mario Vanni uccisero subito la turista francese, Nody Moriot. Il francese, il suo compagno, Michel Cravecvilly, seppur ferito, riuscì a uscire dalla tenda che era stata sezionata per penetrarvi all'interno e fuggì verso il boschetto. Ecco qua, qui qualcosa è rimasto, anche se ci sono tracce ancora di alberi caduti, e Michel Cravecvilly però fu raggiunto laggiù, dove
Ancora si vedono tracce di un roveto e il suo corpo fu ritrovato insieme a quello di Nodin Morio il lunedì 9 di settembre dell'85 intorno alle ore 14 da alcuni cercatori di funghi. Nel 1985 era la stagione della campagna Occhio Ragazzi, tutti quanti dovevano stare attenti proprio a questa striscia di sangue dei delitti del mostro di Firenze. Ancora oggi però, a distanza di 33 anni, come potete vedere, ci sono tracce di cibo, di altre cose, perché qui si appartano, soprattutto durante la notte, molte coppiette. I cercatori di funghi in quel lunedì 9 di settembre dell'85 entrarono nella piazzola da questo sentiero che più o meno ancora si vede, anche se qui, come vi dicevo, tutto è cambiato. La vegetazione è molto bassa, in quell'anno invece c'era molta vegetazione, molti più alberi e quindi c'era un po', diciamo, di luogo più appartato. Un dato è certo, molte sono ancora le zone d'ombra. Siamo ritornati sul luogo dove sorgeva questa tenda canadese all'interno del quale c'era il corpo di Nodin Morio. Immaginate 33 anni fa questo luogo, il lunedì alle ore 14 arrivano i cercatori di funghi, poi le forze dell'ordine. Qui c'era tantissime, forse troppe persone a indagare e anche molti curiosi e quindi probabilmente, anzi sicuramente, alcune prove sono state inquinate. Ma questa è un'altra storia, quella dell'ogiva invece ritrovata nel cuscino all'interno della tenda canadese potrebbe svelare sicuramente qualcosa di importante. È stata la solita pistola Beretta calibro 22 o c'erano due armi qui a Scopeti? Insomma, in quella notte, e non è stato ancora appurato al 100%, se fu il sabato o la domenica del 7 e dell'8 di settembre dell'85, qui a Scopeti c'era veramente tanta gente. Ma ancora, dopo tanti anni, si cerca realmente di scoprire che cosa è accaduto e soprattutto qual è stata la mano assassina che ha ucciso Nodin Morio e Michel Cravecvilly. Un altro fatto, infine, che vi vogliamo raccontare, e lo faremo anche nelle prossime puntate, in fondo a questa via, tra circa un chilometro, c'è una villa che è stata definita da tutti la Villa dei Misteri, quella di Faltignano, dove sembra che in una venerdì del mese si compissero addirittura dei riti satanici, forse con le escissioni commesse sui corpi delle povere vittime, ma questa forse è un'altra storia che vi racconteremo in una delle prossime puntate. Quest'ultima è una storia che abbiamo cercato di raccontare sempre a Giallo Toscana, ma non abbiamo risposte nemmeno sul fronte di questa Villa dei Misteri, dove sarebbero stati utilizzati, secondo alcuni, i feticci che appunto venivano le scissioni dai corpi delle povere vittime. Avvocato Pepi, a distanza di più di 30 anni è venuto fuori improvvisamente che ci sono dei bossoli dentro il cuscino della Nodin Morio. Sì, sono sempre questi ritrovamenti nelle indagini all'interno delle quali ovviamente ci sono stati degli errori, per cui c'è sempre questa sensazione di una sentenza indirizzata a una colpevolezza di persone che forse colpevoli in totale non erano. Questa è la sensazione che viene dall'esterno. I proiettili in sé ritrovati così a distanza di anni possano dimostrare che ci fosse anche un'altra pistola a sparare, però chi la utilizzasse è difficile capire. Volevo chiedere all'avvocato la gamba che è in ballo ancora una richiesta di riapertura indagini, quella relativa a queste morti misteriose parallele, io l'ho sempre definite così, cioè persone che vengono uccise o muoiono
in circostanze un po' misteriose, per esempio il marito di quella prostituta che frequentavano il Pacciani ed il Vanni, impiccato nel suo cascinale con i piedi per terra, e poi la figlia uccisa oppure morta con il figlio piccolino, bruciata dentro la macchina. Ma anche qui non abbiamo molto, no? Tutto insomma, è segretato, non abbiamo particolari. Appunto, però dico, la richiesta del procuratore generale non è che basta fare una richiesta perché le indagini vengano riaperte, deve essere adeguatamente motivata dalla sopravvenienza di elementi che possano indirizzare verso un esito diverso rispetto a quello che c'è stato. Quindi non è che la richiesta del procuratore delle indagini di per sé, sai, capisce anche la necessità di un carico giudiziario già straordinariamente sopraffollato. Poi se ogni richiesta per indagini fosse accolta e si facessero indagini, se riaprisse tutto, sarebbero processi. Ha detto bene Filippo, non dà un'irrevocabilità, no? L'archiviazione di un'indagine, ma per riaprirla ci devono essere gli elementi nuovi e siano idonei a ribaltare quelle che sono le valutazioni che aveva fatto la procura e il GIP, perché è il giudice per le indagini preliminari che archivia, non è il pubblico ministero. Alcune volte io sento dire, no, il pubblico ministero ha archiviato, no, il pubblico ministero richiede l'archiviazione e poi c'è un giudice la valuta, quindi c'è una doppia valutazione, un doppio passaggio. Di più, anche a me rimane un'idea di incompletezza, perché diamo per vero che i compagni di merende siano gli esecutori, no? E rimane però, perché non mi sembrano collegabili a loro questi feticci che venivano asportati dalle povere donne vittime di questi terribili. Questa evoluzione, abbiamo pochi secondi, ma questa evoluzione nasce durante la striscia di sangue. Cioè a me pare che si potrebbe riferire a loro materialmente la condotta, ma ovviamente ci dovranno essere dei mandanti collegati a profili esoterici, satanici e quant'altro, che utilizzavano questi feticci per dei contesti particolari. Allora, siamo arrivati in conclusione. Certo è che il dato storico è quello imprescindibile, perché nel prossimo settembre dell'85 saranno 38 anni dall'ultimo duplice delitto, quello di Scopeti, del mostro di Firenze. Noi naturalmente terremo aggiornata la situazione, perché come avete sentito anche dai nostri avvocati, la situazione è spesso complicata per certe zone d'ombra che ancora non sono state completamente chiarite. Grazie all'avvocato Filippo Bellagamba. Grazie a voi, alla settimana prossima. Grazie all'avvocato Massimiliano Manzo. Grazie Vittorio, grazie a tutti i nostri spettatori. E grazie all'avvocato Jacopo Pepi. Grazie e buonanotte a tutti. E Giallo Toscana si aggiorna insieme a voi alla prossima settimana. Arrivederci.